Buongiorno ragazzi, benvenuti alla seconda parte del capitolo 9, dell'unità di apprendimento 9, quella sul periodo che va dal 43 al 73. Adesso vediamo come cambia drasticamente il mondo in questi anni, non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista culturale e sociale. Da un lato il motore di questo cambiamento è sicuramente l'America, dall'altro in Europa le scelte americane hanno delle ricadute importanti e a volte anche assai diverse. In America ci sono due grandi eventi, uno è la presidenza Kennedy, l'altro è la lotta per la rivendicazione dei diritti dei neri. I neri, negli anni tra la Seconda Guerra Mondiale e il 1968, portano avanti una grandiosa battaglia con dei grandissimi personaggi come Martin Luther King o Malcolm X, che con metodi diversi, ad esempio Martin Luther King era per la non violenza, lottano per eliminare quella che dalla guerra di secessione americana era però rimasta legge negli Stati Uniti del Sud, cioè una segregazione di fatto. I neri non potevano fare le stesse cose che facevano i bianchi. Piano piano la legislazione cambia, la spinta anche di Kennedy, di presidenti più innovativi, fanno sì che la legislazione cambi, ma non è un cambiamento facile. È un cambiamento molto difficile, tanto che Martin Luther King verrà assassinato proprio per questa sua battaglia. Ma dicevamo di John Fitzgerald Kennedy, lui è l'esempio, è il rappresentante primo, benché il suo periodo politico duri pochissimo, perché viene eletto nel 61 e nel 63 viene assassinato, e quindi solamente 2 anni, ma rimane un mito come idea. L'idea è quella della nuova frontiera, cioè che gli americani debbano prendersi delle nuove sfide. La nuova sfida qual è? Ridurre il divario fra ricchi e poveri, quindi strategie di sviluppo economico a favore delle classi meno agiate, ridurre la separazione, il divario che c'è nei diritti fra le persone di colore e quelle bianche, e quindi l'appoggio alle politiche antisegregazioniste, e in particolare con l'Unione Sovietica, un paio di momenti di scontro fortissimo che abbiamo visto, la crisi dei missili a Cuba e la crisi del muro di Berlino, ma dopodiché è il primo ad iniziare quello che poi porterà avanti Nixon, cioè la strategia della distensione. Bisogna riconoscere l'Unione Sovietica non più come un nemico assoluto, ma per garantire la pace e il benessere del mondo bisogna cominciare a distendere i rapporti, cioè a parlarsi. L'unico terreno di scontro è quello della conquista dello spazio. La conquista dello spazio inizia con i sovietici che mandano in orbita il loro primo satellite, lo Sputnik. Gli americani, terrorizzati, partono anche loro a cercare di conquistare lo spazio. E quindi, dopo il volo del 1961 del primo uomo nello spazio, il sovietico Yuri Gagarin, Kennedy fa partire il programma NASA, quello che poi porterà gli Stati Uniti nello spazio e porterà alla conquista della Luna. Importante in questo periodo la conquista dello spazio perché permette lo sviluppo tecnologico di tutte quelle tecnologie che noi oggi usufruiamo. Non avremmo i telefoni, non avremmo un certo tipo di televisione, non avremmo internet, non avremmo l'informatica, non avremmo tante cose senza quello sforzo di sviluppo tecnologico che cambia drasticamente le sorti dell'umanità. Il periodo compreso tra il 50 e il 70 abbiamo detto che è il periodo di grande sviluppo economico. Prima negli Stati Uniti, ma soprattutto poi in Europa, nelle famiglie, le famiglie vengono inondate di prodotti che gli cambiano la vita. Ho messo qua alcuni esempi: le automobili, la televisione, la radio, il frullatore, l'aspirapolvere, manca la lavatrice, la lavastoviglie, tutti prodotti che determinano un nuovo modo di vivere, maggior tempo libero, tecnologia che ti aiuta a fare le cose. Pensate solo alla lavatrice invece che a lavare i panni alla fonte. Permettono più tempo libero e te lo fanno impiegare in maniera diversa, pensiamo alla televisione o alla radio. Ovviamente per questa invasione di prodotti favoriti dal grande sviluppo economico, dettato soprattutto dai salari molto bassi, bisogna adeguare i salari, quindi a un certo punto nasce il welfare state, cioè l'adeguamento dei salari alle richieste del mercato e la nascita dello stato sociale. Quindi il cittadino non deve più preoccuparsi di nulla, deve solo preoccuparsi di consumare, perché tutto il resto ci pensa lo Stato, welfare state, stato sociale. Ti do l'istruzione, ti do l'assistenza sanitaria, ospedali, scuole, e ti do la previdenza sociale. Se ti ammali, ti fai male, hai il tuo assegno di invalidità, il tuo assegno di malattia,
Se sei abbastanza vecchio da potertelo permettere, vai in pensione e la previdenza sociale. Quindi sono gli anni del boom economico. Questo boom economico permette, e boom di nascite, il boom della natalità, boom economico, boom della natalità, aumentano le persone che, i giovani che hanno voglia, hanno desiderio di studiare. C'è un incremento della scolarizzazione, il miglioramento delle abitudini di vita, l'abbandono della vita agricola. Di conseguenza porta all'aumento della scolarizzazione. Le università finalmente si aprono a tutti, anche alle donne, quindi nasce la scuola secondaria e soprattutto l'università di massa. Di conseguenza questa nuova scolarizzazione, questa nuova istruzione porta allo sviluppo di almeno due movimenti in questo periodo. Culturali, sociali, il movimento femminista e il movimento studentesco, che a volte si fondono. Nascono entrambi in America, poi in Europa avranno anche altre caratteristiche, ma nascono in America. Il movimento femminista nasce per distruggere la figura del padre, la figura della struttura della famiglia patriarcale basata su un padre che comandava e a cascata madre e figli che devono obbedire. I figli di questi anni cominciano a richiedere dei diritti diversi, le donne cominciano a chiedere diritti diversi, viene attaccata in modo particolare la famiglia. Il movimento femminista porta all'approvazione di alcune leggi importanti negli Stati Uniti, poi anche in Europa e per ultimi in Italia, come il divorzio, l'aborto e delle leggi severissime contro la violenza sessuale che fino ad allora era. Non dico approvata, ma giustificata. Quindi viene riconosciuta la pari dignità della donna. Negli Stati Uniti il movimento studentesco si batte contro i padri, contro la società borghese, vecchia e legata a degli stereotipi non più accettabili, ma soprattutto combatte contro la guerra del Vietnam. Sono famose le immagini degli studenti americani che chiedono la pace, quindi la guerra, il sacrificio per la patria. Di pochi anni prima della Seconda Guerra Mondiale non è più valido, non è più vero in questi anni, 20 anni dopo. Il movimento studentesco americano chiede la pace, nasce in California e poi si sviluppa in tutta l'America, con grandi manifestazioni contro la guerra del Vietnam. Ma anche qui l'attacco è soprattutto alla società patriarcale. Lo stesso vale in Europa. Benché in Europa non ci sia il problema della guerra del Vietnam e ci si concentri di più contro l'attaccare la società capitalistica, quindi è una lotta marxista in Europa, in America il marxismo non c'è, è una lotta marxista nella quale si attacca il capitalismo che rende le persone dei numeri, quindi dei consumatori, e ti sfrutta fino a che non ti ha fatto lavorare, ammazzandoti di lavoro per poter comprare e consumare quello che vuole lei. È un'accusa, una grande accusa alla società per come è concepita. E anche qui, ovviamente, l'attacco è alla società che hanno costruito i loro padri. Adesso affrontiamo il secondo argomento, quello della decolonizzazione. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, gli stati europei non hanno più la forza, sono semidistrutti, di mantenere i loro enormi imperi coloniali, a parte forse l'Inghilterra. E quindi i movimenti indipendentisti, soprattutto, in Africa e in Oriente, hanno sempre più forza e si diffondono in modo notevole. Questo porta all'indipendenza di tantissimi paesi, quasi tutti. In una decina di anni circa, l'ex mondo coloniale europeo si sgretola, a volte in modo pacifico, quindi gli stati ottengono in modo pacifico di essere indipendenti, a volte invece dove gli stati europei non accettano l'indipendenza, in modo molto violento. Ovviamente la guerra fredda è ciò che sgretola l'imperialismo europeo, gli europei non possono più avere un ruolo all'interno di questa guerra, una guerra fra due blocchi, America contro Unione Sovietica. Già nella Carta Atlantica del 1941 Churchill e Roosevelt stabiliscono che gli stati del mondo avrebbero dovuto, potuto e dovuto scegliere la loro storia, il loro governo, la loro vita autonomamente dalle potenze coloniali. Viene sancito dall'ONU successivamente il principio di autodeterminazione dei popoli. Ogni popolo è libero di decidere il suo destino. Cominciamo a vedere in varie parti cosa succede. In Asia, il primo stato, forse il più grande, il più ricco, il più importante
stato coloniale di sempre, ovvero l'India britannica, che era un po' il perno, era il fiore all'occhiello dell'impero britannico, è il primo a cercare la strada dell'indipendenza. A lottare per l'indipendenza da molti anni è la popolazione indiana guidata da Gandhi, Mahatma Gandhi, la grande anima. Gandhi era una persona acculturata, aveva studiato legge in Inghilterra, era un avvocato che torna in India, si veste con i costumi tipici dell'India, a parte gli occhiali che sono forse l'unico tratto occidentale, e attraverso il messaggio della non violenza, quindi non bisogna combattere gli inglesi, bisogna boicottarli, disobbedire, scioperi della fame, sit-in, tante forme di battaglia non violenta. L'Inghilterra, temendo nella seconda guerra mondiale che l'India si alleasse, ribellasse, si alleasse con il nemico giapponese, promette l'autonomia. Alla fine della guerra, il governo indiano comincia l'opera di decolonizzazione, che verrà raggiunta solo nel 1947, ma in India c'è un problema. Il problema è che la maggioranza dell'India è di religione induista, mentre nel nord, nell'attuale Pakistan, la maggioranza è musulmana. Questo porta ad una prima divisione fra India e Pakistan, che prima erano un unico stato, un unico grande stato, Pakistan musulmano e l'India induista, di religione indù. Ulteriore divisione avviene nel 1971, quando la zona del Bangladesh diventa autonoma dal Pakistan. Ed è a tutt'oggi forse una delle zone più povere e martoriate del mondo. Questo processo però non è un processo facilissimo, non è che gli inglesi riescano a far accettare alle due religioni diverse pacificamente questa divisione, perché i territori sono sempre di confine, sono misti. Quindi ci sono ben 100.000 morti in questo processo. Addirittura anche Gandhi muore nel 1949, ucciso da un fanatico indù che non gli aveva perdonato di aver accettato la perdita del Pakistan musulmano. Nel 1948 anche l'isola che si affaccia sull'Oceano Indiano, l'isola di Ceylon, diventa Sri Lanka. La situazione dell'ex grande impero coloniale, questa parte rosa dell'Inghilterra, è nel 1949 definitivamente conclusa. L'altro grande stato che non era una potenza coloniale, perché non si era mai riuscito a colonizzare, ma era comunque succube da una parte delle potenze occidentali e dall'altra dello strapotere imperiale giapponese, è la Cina. La Cina conosce il suo grande personaggio, riconosciuto tutt'oggi da tutti i cinesi, che fa molte luci e ombre oramai riconosciute, che è Mao Zedong. Mao abbraccia le idee rivoluzionarie, marxiste. È convinto che la Cina sia da liberare appunto da questa sudditanza alle potenze straniere, ma soprattutto va liberata questa enorme massa di contadini poveri sfruttati dai loro padroni, che sono il 99% della popolazione cinese. Nel 1921 fonda il Partito Comunista, convinto che non sia da industrializzare la Cina, ma che sia necessario far leva sulla scontentezza, sulla difficoltà della grande massa di contadini per scatenare una lotta di classe contro i loro padroni. Inizia così uno scontro fra il Partito Comunista, i rivoluzionari comunisti di Mao Zedong e l'esercito nazionalista che governa in Cina, comandato da Chiang Kai-shek. Nel 1934 inizia quella che è la mitologica lunga marcia di Mao, cioè un percorso che in una quindicina d'anni lo porterà a governare la Cina. Riesce a creare nel nord uno stato comunista, nel nord della Cina, uno stato comunista autonomo e attacca i nazionalisti al sud. Però nel 1937 il Giappone invade la Cina. Mao si trova costretto ad allearsi con Chiang Kai-shek per cacciare i giapponesi. Terminato il conflitto mondiale, Mao oramai ha un esercito
imponente, ben addestrato, abituato alla guerra contro i giapponesi, può finalmente scagliarsi contro il suo grande nemico, Chiang Kai-shek. Nel 1949 la Cina viene completamente conquistata dall'esercito di Mao e Chiang Kai-shek si sposta con il suo esercito e col suo governo nell'isola di Taiwan, che ancora oggi è la seconda Cina. Inizialmente si lega all'Unione Sovietica, ma dopo la morte di Stalin la Cina comincia a prendere delle sue strade. Innanzitutto, cosa fa subito Mao? Mao impone la collettivizzazione delle terre, tipico provvedimento comunista. Una collettivizzazione molto forte, una collettivizzazione basata su un rigoroso egualitarismo, cioè si era tutti uguali. I contadini vengono costretti a raggrupparsi in comuni popolari, che erano degli organismi, delle grandi fattorie comuni, quindi dove tutti si era alla pari a coltivare, in grado di provvedere a tutta la produzione pianificata dal governo giapponese, dal governo cinese. L'idea qual è? Di finalmente potenziare l'agricoltura sulla quale Mao puntava tantissimo per dare vita al famoso grande balzo in avanti, cioè l'idea che l'economia cinese non potesse più procedere a passi lenti, ma avesse bisogno di un fortissimo sviluppo forzato. La produzione agricola invece ha l'effetto contrario. Si va incontro a un'enorme contrazione. Questa contrazione della produzione porta a una terribile carestia che porta alla morte di quasi 30 milioni di persone. 30 milioni di cinesi muoiono perché Mao cerca di imporre un'idea che non era realizzabile. In questo momento Mao entra in crisi, viene isolato per qualche anno, ma alla fine reagisce. Nonostante il fallimento delle sue politiche economiche, Mao è assolutamente essere mitologico in Cina, tanto che nel 1966, per paura che le sue idee fortemente comuniste, era un estremista, venissero contagiate da idee revisioniste, cioè dal capitalismo che affascinava alcuni esponenti del Partito Comunista Cinese, lancia l'idea della rivoluzione culturale. Che cos'è la rivoluzione culturale? Non è nient'altro che il tentativo di inculcare nelle masse, nelle menti di ognuno, il giusto orientamento spirituale comunista. Abbiamo detto che i grandi regimi comunisti, dittatoriali, totalitaristi vogliono rifare l'uomo. La rivoluzione culturale di Mao Zedong è proprio questo. Quindi, ovviamente, se dobbiamo trasformare la Cina in un paese assolutamente convinto delle idee di Mao Zedong, è necessario che qualcuno lo faccia. Lo strumento principale di Mao diventano le guardie rosse, qui ne abbiamo un esempio. Guardie rosse sono delle guardie armate, giovani studenti solitamente, che utilizzando il famoso libretto rosso dei pensieri di Mao, un riassunto, la Bibbia delle idee comuniste di Mao, con la violenza costringono tutti quelli che si opponevano alle idee di Mao a convertirsi per l'appunto alle sue idee, oppure, nel caso non lo facessero, ad essere incarcerati in campi di riabilitazione, venivano chiamati, quindi campi in cui sotto fortissime pressioni fisiche e mentali le persone o impazzivano o si convertivano alle idee di Mao Zedong. Muore nel 1976 dopo aver lasciato sul campo quasi 40 milioni di morti in nome delle sue idee. Le sue idee sono oramai fallimentari, sono riconosciute come fallimentari. Si apre l'avvento al potere di Deng Xiaoping, che è quello che aprirà una stagione di riforme in Cina ancora non completata, che però porteranno la Cina a essere uno stato moderno, quindi non più agricolo. Diventerà una delle famose tigri asiatiche, uno degli stati che metteranno in difficoltà con la loro produzione industriale ancora oggi le grandi potenze occidentali. Il resto del sud-est asiatico cosa succede? Succede che il Giappone aveva approfittato durante la guerra per allargare il suo impero, l'avevamo visto, al termine della guerra le potenze europee ormai sono debolissime. Gli Stati Uniti concedono, secondo la Carta Atlantica, l'autonomia alle Filippine che erano in mano loro, e la Francia invece si trova
a dover lottare per mantenere il loro impero nell'Indocina francese. Nel 1941, quindi durante la guerra, approfittando della difficoltà dei francesi che erano sconfitti da tutte le parti, era nata la Lega per l'Indipendenza, guidata da Ho Chi Minh. Dopo la resa dei giapponesi, nel nord dell'Indocina francese viene proclamato lo Stato vietnamita, libero dalla dominazione francese. La Francia non accetta questo Stato e inizia una guerra fra Vietnam e Francia. I francesi vengono sconfitti dopo 8 anni di battaglie. Nel 1954 a Ginevra vengono firmati gli accordi di pace fra francesi e vietnamiti che sanciscono la nascita del Vietnam del Nord, con capitale Hanoi, e un Vietnam del Sud invece legato comunista, e un Vietnam del Sud legato alle potenze occidentali con capitale Saigon. Poco anni dopo, il tentativo da parte del Vietnam del Sud, appoggiato dai Viet Cong, cioè dai guerriglieri del Vietnam del Sud, di riunificare il Vietnam e di farla diventare una grande potenza comunista, mette in crisi gli equilibri internazionali. Gli Stati Uniti non possono permettersi di avere uno Stato comunista, che domina nel Mar Cinese, oltre alla Cina, e quindi iniziano dapprima ad aiutare il Vietnam del Sud, poi impiegano un massiccio, delle massicce, massiccio dispiegamento di forze per impedire a quest'area di diventare ulteriormente comunista. Come è andata a finire l'abbiamo già visto. Abbiamo già visto nel capitolo precedente quando abbiamo affrontato la guerra del Vietnam. L'ultimo continente a essere colonizzato e l'ultimo a liberarsi dalla colonizzazione è l'Africa. La dividiamo in 3 parti: l'Africa del Nord, l'Africa del Maghreb, l'Africa centrale, quindi l'Africa nera, e l'Africa del Sud. Negli anni 50 i paesi del Maghreb, quindi della fascia che confina col Mar Mediterraneo a nord e a sud con il deserto, cioè l'Egitto, il Marocco, l'Algeria, la Tunisia, la Libia, danno avvio alla liberazione. Nel 1947 l'Italia lascia la Libia definitivamente, nonché la Somalia e l'Etiopia. In Libia prende il potere il famoso colonnello Gheddafi, che solo fino a pochi anni fa aveva ancora una dittatura personale su questo Stato. Quindi abbiamo detto che in alcuni casi è molto difficile il processo di liberazione, cioè è più facile il processo di liberazione, ma gli Stati non diventano effettivamente democratici. Dall'altra parte abbiamo il Marocco e la Tunisia, che riescono, combattendo contro i francesi, a liberarsi, e l'Egitto, di Nasser, quindi Marocco e Tunisia si liberano dei francesi, l'Egitto di Nasser, che si libera degli inglesi, arrivando addirittura a nazionalizzare il canale di Suez. Il canale di Suez era un importantissimo, soprattutto per il passaggio del petrolio, canale che univa il Mar Mediterraneo all'Oceano, Indiano, al Golfo Persico, era in mano agli inglesi, viene nazionalizzato. Gli inglesi tentano una guerra per recuperare l'Egitto e il canale di Suez, ma vengono fermati soprattutto dall'Unione Sovietica, che inizia ad appoggiare l'Egitto. Questo ci fa anche capire che oramai Inghilterra e le potenze europee non avevano più nessuna possibilità nelle politiche mondiali. In Algeria scoppia forse il più drammatico tentativo di indipendenza. I francesi non vogliono assolutamente rinunciare all'Algeria. L'Algeria è piena di colonie di cittadini francesi. Si afferma in Algeria un fronte di liberazione nazionale che continua per quasi 10 anni a lottare per la liberazione dell'Algeria dalla Francia, ed è una guerra drammatica nella quale dall'una e dall'altra parte è una guerra che viene affrontata con strumenti e metodi veramente terrificanti. L'Africa nera ha, come dire, dei risultati molto diversi. In tutta la fascia centrale dell'Africa la via verso l'indipendenza è in alcuni tratti molto facile e veloce. Nascono 17 nuovi stati africani nei territori nei quali ovviamente la presenza di bianchi è più grande. Il tentativo di liberazione è un pochettino più difficile, ma tendenzialmente non ci sono grossi problemi alla decolonizzazione. L'unico problema è che successivamente
alla liberazione dal dominio europeo, non c'è una reale democratizzazione del potere in questi paesi, diventano quasi tutte dittature militari. Il terzo esempio di decolonizzazione che andiamo a vedere perché è importante è quello del Sudafrica. Sudafrica non conosce una vera e propria colonizzazione, c'è una grandissima maggioranza di europei che abitano, maggioranza, minoranza di europei, gli Afrikaner sono degli europei soprattutto provenienti dall'Olanda, dai Paesi Bassi, che hanno il potere in Sudafrica. Sudafrica è uno stato ricchissimo, è uno stato ricco di diamanti, ad esempio. In questo stato viene attuato un processo di apartheid, quindi questi creoli, che non sono realmente una potenza straniera, ma sono i discendenti di una potenza straniera, cioè dell'Olanda, sottomettono i neri con il famoso apartheid, cioè con la segregazione razziale e l'impossibilità per i neri di fare scalata sociale, non potevano raggiungere ruoli importanti nello Stato. Il più importante personaggio di quest'epoca, che è riconosciuto da tutti come forse uno dei personaggi più importanti del XX secolo, è Nelson Mandela, che leader per i diritti della gente di colore, leader per i diritti dei neri, dopo 25 anni di carcere viene liberato e diventa presidente del Sudafrica nel 1990, dopo che Sudafrica decide per l'abolizione della segregazione razziale dopo tantissimi anni di pressioni da parte del contesto internazionale perché ciò avvenisse. Ho messo alcuni esempi delle leggi razziali del Sudafrica e alcune immagini, una spiaggia con una zona per i bianchi e una zona per i neri e dei lavandini pubblici per i bianchi e per i neri, no? E queste alcune leggi. La decolonizzazione in America Latina era qualcosa che invece era già accaduto diverso tempo prima. Già nell'Ottocento sostanzialmente tutta o quasi tutta l'America Latina si libera dalle potenze straniere, da quella francese, da quella spagnola e da quella portoghese. Ma parallelamente con il processo di decolonizzazione dell'Ottocento inizia la dipendenza invece dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti fanno diventare l'America Latina una sorta di loro colonia, una loro provincia, nella quale gli Stati Uniti devono mantenere una funzione egemone, in particolare con un sistema di multinazionali che sfruttassero il territorio e le popolazioni a favore, per l'appunto, dell'economia statunitense. Ovviamente l'America Latina va tenuta libera dall'influenza comunista sovietica. E quindi ogni tentativo, abbiamo visto quello ad esempio di Salvador Allende, di socializzare, di trasformare un qualche stato sudamericano in uno stato nemico degli Stati Uniti, viene combattuto aspramente anche con sistemi poco ortodossi, come l'utilizzo appunto dei servizi segreti. In quasi tutti gli stati sudamericani si vive un problema anche qui democratico. Sostanzialmente si alternano in Brasile, in Argentina, in Cile, dei governi democraticamente eletti a governi invece guidati dall'esercito. L'ultimo argomento che andiamo a vedere è ciò che forse ancora oggi incide maggiormente sulla visione del mondo decolonizzato, che è il caso del Medio Oriente, quello della Palestina. Durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche prima, il problema degli ebrei della Shoah porta ad avere, scusate, sì, il problema della Shoah porta all'idea che agli ebrei debba finalmente essere concesso di avere una loro patria, fin dall'epoca della diaspora voluta dall'imperatore romano Marco Aurelio. Gli ebrei sono sparsi in giro per il mondo, vivono in comunità ma non hanno un loro stato. Ovviamente lo stato in cui il movimento degli ebrei che lotta per questo volevano per loro è il loro stato originario, ovvero la Palestina. Il problema qual è? Che in Palestina esistono già
delle popolazioni. Sono popolazioni arabe, sono popolazioni musulmane. In questo periodo nasce la Lega Araba, che si vuole opporre appunto alla nascita dello Stato di Israele. Questa Lega Araba è composta da tutti gli stati confinanti, quindi con la Palestina, il Libano, la Siria, l'Iraq, l'Egitto, l'Arabia Saudita, la Transgiordania e lo Yemen. L'idea è quella che nasca uno stato, un nuovo stato arabo in Palestina, lo stato palestinese. Alla fine della guerra, invece, appoggiati ufficialmente dagli Stati Uniti, l'ONU riconosce la nascita dello Stato di Israele. Vengono decisi i territori e viene deciso che la Palestina sarà divisa in due. Il 22 novembre del 1947 l'ONU stabilisce appunto questa divisione, uno Stato ebraico e uno Stato arabo, con Gerusalemme condivisa dai due Stati. Di fronte all'opposizione degli arabi, che non accettano questa scelta dell'ONU, il 14 marzo 1948 Ben Gurion dichiara unilateralmente la nascita dello Stato di Israele. Immediatamente lo Stato di Israele, appena nato, si trova a combattere una guerra difficilissima. L'intera coalizione delle forze della Lega Araba attacca Israele, che però, ben motivato, ben organizzato e ben difeso, anche grazie alle armi fornite dagli americani, riesce a sconfiggere le enormi e soverchianti forze della Lega Araba. Quindi un piccolissimo Stato sconfigge, l'enorme Lega Araba. A questo punto inizia l'espansione dello Stato palestinese. Anticipiamo un po' di cose, ma vi faccio già vedere da questa mappa che cosa succede. Inizialmente i palestinesi in verde sono i territori con popolazione palestinese. Nel 1947 la popolazione viene già costretta a abbandonare alcuni territori in favore dello Stato di Israele. Dopo la guerra del 1948, Israele allarga ulteriormente i confini e dal 67 al 2000, quindi dopo la guerra dei 6 giorni fino ai giorni nostri, la popolazione palestinese, che prima era, ovviamente, abitava tutta la Palestina, è costretta a vivere come nelle vecchie riserve indiane negli Stati Uniti d'America, in campi profughi. Viene cacciata dalle loro terre e costretta a vivere in campi profughi. Qui abbiamo un esempio dei campi profughi, popolazione cacciata, costretta a vivere in tende di fortuna. Quindi i territori incamerati dallo Stato israeliano aumentano a discapito di quelli palestinesi, inizia la questione palestinese. Molti sono costretti a abbandonare le loro terre, a rifugiarsi negli stati vicini che non li vogliono, come la Giordania, la Siria. Questa zona diventa la zona di conflitto per eccellenza nel mondo. I palestinesi vengono dimenticati, Israele è libero di fare quello che vuole in questi territori, fino a che nel 1964 Yasser Arafat, un altro dei grandi personaggi di questo secolo, fonda l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che è una struttura politica militare che combatte per riportare la Palestina ai palestinesi. Lo Stato di Israele è sotto pressione, da una parte la Lega Araba, dall'altra l'OLP che inizia delle azioni di guerriglia, di terrorismo in territorio israeliano. Si arriva così nel 1967 alla guerra dei 6 giorni, una guerra preventiva. Israele attacca preventivamente gli stati confinanti, è una sorta di senso di accerchiamento, no? Quindi per liberarsi dalle pressioni attacca preventivamente, in soli 6 giorni sconfigge gli eserciti egiziani, siriani, giordani, arrivando così a conquistare completamente i territori della ex Palestina, anzi allargando addirittura i suoi confini, la famosa striscia di Gaza, la Cisgiordania, Gerusalemme Est e le alture del Sinai, che oggi sono tornate all'Egitto. Parallelamente, gli israeliani iniziano una politica simile a quella che facevano gli antichi romani, cioè in territorio palestinese, in territorio nemico, in territorio cisgiordano, nella striscia di Gaza, ad esempio, cominciano a venire create delle colonie fortificate di cittadini israeliani, magari soldati, ex soldati, che vanno ad abitare nei territori del nemico. Una provocazione da un certo punto di vista, dall'altra la politica è la stessa dei romani, cioè si tratta di mantenere dei presidi molto forti all'interno del territorio nemico. L'OLP, ormai sconfitto e vedendo che lo stati nemici non, de, del, Israele non riuscivano a reagire, si vota così al terrorismo. Inizia
quella che viene chiamato il terrorismo palestinese. Il più importante atto terroristico che fanno i palestinesi accade il 5 settembre del 1972, quando a Monaco un gruppo di terroristi irrompe nel villaggio olimpico e si barca in una stanza uccidendo due atleti israeliani e sequestrandone altri 9. Nel 1973 l'LP viene per la prima volta riconosciuto come organismo che può sedersi ai tavoli per trattare appunto il futuro della Palestina. E contemporaneamente, nel 1973, le forze egiziane portano avanti la terza grande guerra di questo periodo, dopo quella del 48 e la guerra dei 6 giorni, cioè la guerra dello Yom Kippur. Le forze arabe attaccano Israele nel momento della festa di Yom Kippur, che era un momento di riposo, quindi approfittano di un momento facile per attaccare, ma Israele riesce comunque a difendersi. Quest'ultima sconfitta, è l'ultima guerra aperta contro Israele, dopodiché, sia il movimento palestinese che gli stati confinanti inizieranno una guerra, che è guerriglia, che è guerra di terrorismo. Nascerà nella Palestina la famosa intifada, cioè un odio generazionale. I figli delle persone cacciate e uccise dagli israeliani combatteranno per le strade, tutt'oggi ancora combattono per le strade.